Care amiche e cari amici, benvenuti in questo nuovo video. Prima di entrare nel vivo vi ricordo di iscrivervi se non siete ancora iscritti e mettere un like se questo video vi piacerà. Infine, se vi vorrete iscrivere attivando anche la campanella, avrete informati ogni video che verrà pubblicato. Ciò detto, vi ricordo che in info box ci sono tutti i miei riferimenti. Partiamo col video di oggi. Come potete ben notare, siamo in pieno spirito patriottistico svizzero perché era il 1° agosto e qui è festa nazionale, quindi siamo in questa tipica festicciola paesana, un po' improvvisata, ovviamente sotto ettolitri di pioggia, ma qui nessuno si può certo far spaventare da qualche goccetta d'acqua, e quindi vedete i nostri cari svizzeri che si danno alle pazze gioie in pista. Qualcuno è vestito in modo più tipico, qualcuno in modo meno tipico, e questo, scusate per il mal di mare che vi farò venire in questa piccola porzione, però questo è uno spaccato dei loro balli tipici e delle loro canzoni tipiche. Tra l'altro devo dire che i giovani erano quelli più calmi, mentre quelli un po' più avanti con l'età erano assolutamente scatenati. C'era una signora bionda, che comunque penso avrà avuto almeno 60 anni, che era un idolo, perché non sta ferma un attimo, secondo me la volevano legare alla panca. Qui vedete Daniele tipo disperato per quest'ottima musica perché non vuole tornare a casa. Fa finta di gradirla, ma in realtà anche no. Per me è una musica in realtà abbastanza familiare, perché essendo io comunque stata per quasi tutta la mia vita vicino a Sud Tirolo, è super normale. Ecco, questa è intanto la signora bionda, troppo scatenata. Intanto le riempiono il bicchiere e via. Un po' di benzina per scatenarsi. Incredibile ma vero, ho anche beccato questo pezzo, che nel caso siate interessati a sentirmelo, farvi due risate. Si chiama Hula Palu ed è di un tale Andreas Gabalier, non so come si pronunci, ma che è una canzone tra l'altro che io conoscevo, perché si vede che nel panorama di lingua tedesca musica un po' tamarra è noto. E quindi sono stata molto felice di conoscere almeno un pezzo, infatti facciamo anche noi un po' il karaoke. Thank you.
Amici, ben trovati in questa seconda parte di video in cui vi faccio vedere la nostra stanzettina, che è tutta carina, tutta di montagna. Anche l'arredamento un po' così tipo anni 60-70 non è brutto, c'è solo un piccolissimo problema, ovvero che i letti sono due letti singoli con tra l'altro lo spazio in mezzo, e quindi questo vabbè. Non è assolutamente un pro, è essenziale. C'è un armadietto, ci sono due sedie, il tavolino, c'è una piccola TV, c'è una presa, multipresa. Peccato che adesso ovviamente è notte e poi piove, perché secondo me da qui c'è anche una bella vista. Domani mattina facciamo l'integrazione con la E vista. tra l'altro ti si vede, hello! Guten Morgen. Allora, siccome ci sono le restrizioni per il Covid, non c'è il buffet, però c'è un micro buffet dedicato. questa signora anzianissima, poverina, ci ha portato marmellate, bla 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 bla, briochine, mirtilli, no, cos'è sta roba? Vaniglia. Ma guardate il fiume che scorre, che è marrone dal tanto che sta piovendo, e le coltivazioni qui sotto, che noi siamo tipo nella mansarda ovviamente. Wow! Volevo solo farvi vedere, a parte questo bellissimo tempo, come vedete c'è l'ombrello. Comunque volevo farvi vedere che abbiamo addirittura una cabina della funivia. E questo invece è il posto in cui siamo stati. Dove stiamo andando? Alle terme, Tamina Terme di Bad Ragaz, si parte! Allora, adesso metto ovviamente la videocamera girata al contrario, però dovevate saperlo. Thank you.
Allora, dopo 45 minuti di coda, riusciamo forse ad accedere, forse. Ok, abbiamo attivato e allora andiamo. Non so come sta a scendere per forza prima. La spogliatoia, cioè dove asciugarti i capelli. Ma forse ci dovremmo cambiare prima, cosa ne dici? Allora, esattamente come per esempio è nel caso di Merano, ci sono gli spogliatoi come nelle piscine. In fronte agli armadietti. Scusatemi, aspetta, agghiacciante, ma esco dalle terme e ci siamo un po' rilassati. Mi ha fatto un paio di orette, poi dopo parleremo anche di quello. E intanto, ti è piaciuto? Bellissimo, da rifare assolutamente. Bene, sono adesso divertito. Mangiamo e poi parliamo. A dopo. A dopo, ciao. È un video. Allora abbiamo la burrata, il prosecco, fare vedere prosecco. Ovviamente tutto from Italy, eh? Qualche patatina. Poi abbiamo degli affettati perché il telefono è sotto carica, lì ci sono i fonzi, poi ci sono le wasa che sono delle come dei cracker, insomma, delle sfoglie. Potete vedere al contrario, però fa niente. Scusa. E poi sotto ci sono i baci di dama, io ne ho provato solamente uno. E in forno c'è il pane che sto scaldando perché ovviamente era a posto, perché è stato preso ieri. Cari amiche e cari amici, come vedete piove. Sono le 7:55 del 4 agosto e noi ci eravamo lasciati con le terme, in cui fondamentalmente dicevamo che ci eravamo molto divertiti, ma niente di più. Allora, io ovviamente sono andata al lavoro e volevo raccontarvi, no? Perché le terme sono state carine, però le terme anche in Italia sono notevolmente più belle. Comunque, belle architettonicamente, però pensavo meglio, ecco, tutto qua. Qui fa un freddo siberiano, infatti io come una scema non ho messo, a parte la maglietta e il piumino, niente. E mi congelerò. Comunque, il tempo è meraviglioso. Bellissimo. Sembra di essere in novembre, però tutto ok. Oggi ho fatto cambio con la mia collega. Con una delle mie colleghe, una in ferie, invece una ovviamente lavora. E quindi c'è andata di lusso perché io apro e lei chiude, che è una rottura di scatole, il fatto di alzarsi presto, perché io comunque per essere pronta per a prendere il treno alle 8 mi devo svegliare almeno a un quarto alle 7, perché faccio colazione, poi mi trucco e bla 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 bla. Quindi, insomma, poi fai due cosine in casa e è già ora di andare, insomma. Però almeno poi arrivo a casa presto, mi lavo i capelli, posso fare una maschera che è una vita che non le faccio. Il mio collega, il coinquilino, è andato in ferie ieri e quindi sono sola. E quindi la casa è tutta mia, quindi tipo ieri ho fatto la maschera al viso, sono tutte quelle cose che non vorrei turbare
la sua serenità. E quindi sono andata avanti così, sto andando alla mia stazioncina e via. Sono appena rientrata dal lavoro, sono circa le 7, vi volevo far vedere la mia microspesa. Ho preso 4 mele, 3 banane, queste sono bio, ma è un caso che le abbia comprate bio perché erano le più decenti tra tutte. Gli yogurt al lampone, la sfoglia, il prosciutto cotto, i wurster e poi questa birra. Perché domani sera dovrei mangiare la pizza, quindi questa la bevo sicuramente. Poi farò una torta salata nel weekend quando lavoro, in modo tale che comunque ho da mangiare senza dover star lì troppo a spignattare e comunque anche qualcosa di gradevole. I wurster invece li voglio mangiare stasera e queste invece sono le mie merende. E come anticipato stamattina mi voglio mettere in velocità una maschera sui capelli, perché così intanto che mi faccio la cena posso tenerla in posa e poi mi doccio subito e così... poi sono a posto. Allora, venite con me perché dovrei avercele in bagno. Scusate se... Allora, questo è il bagno. La maschera ovviamente non è qua. Perfetto. Qui è solo quella after shampoo. Vediamo se è qui dentro. Allora, qui ci sono due maschere, ma saranno quelle giuste? Che io adesso non so quale. Sono le vecchie e quali le nuove, perché avevo Hibiscus aperto io. E poi c'è questa che è di Mermaid and Me, alla papaya, che è quella che voglio mettere, quindi. Le mettiamo a posto qui. Volevo mettere la maschera. Questo è, scusate, perché questo è tutto il bagno con la mia vestaglia in primo piano come sempre. Comunque dicevo, adesso mi preparo la maschera e poi mi faccio anche da mangiare e poi insomma vediamo. E niente, per pietà sono ancora truccata perché sennò vi spavento e sto aspettando che sia pronto il mio cibo, ma alla fine mi faccio un wurster con un po' di patatine, ma proprio due di numero, e poi mi mangio anche ovviamente la mia insalata. Oggi a pranzo ho mangiato un'insalata con delle sfoglie, fondamentalmente mi sono dimenticata, volevo mettere dentro anche le mandorle. Poi siccome avevo fame mi ha messo la pulce nell'orecchio Daniele, per colpa tua, ho preso la crepa alla Nutella, mamma mia, mi è rimasta sullo stomaco tipo fino a penso mezz'ora fa e poi mi ero riempita tutta di macchie rosse, quindi siccome il 12 e il 13 torno in Italia ho già un sacco di cose da fare, tipo chiropratica, anzi fisioterapista per la cervicale. Poi ho gli esami del sangue, poi dovrei fare una cena con Daniele che compie gli anni, speriamo, perché io ovviamente, né io né lui siamo vaccinati, solo che lui potrebbe anche vaccinarsi, io qui no, più che altro perché insomma sono qui da sola, se mi succede qualcosa, se ne accorgono al lavoro perché non mi presento però, e quindi sono un po' preoccupata per questo fatto. E ho fatto regalo a Daniele già, ovviamente, che l'ho spedito a casa di mia mamma e non vedo l'ora che lo veda. Ovviamente poi voi vedrete sicuramente le riprese, perché farò magari un vlog della settimana, ho deciso di fare dei vlog settimanali se non si fa niente di particolare, proprio perché in questo modo non faccio intanto troppi video troppo brevi. E magari riuscite anche un po' a rendervi conto di com'è la vita qui, ecco. Che un giorno, magari c'è quel giorno in cui fai mille cose bellissime e poi basta. Niente, tra un po' dovrebbe essere pronto il mio pasto e quindi ci vediamo tra poco. E quindi la mia insalata, poi qui c'è il mio wursterino, qualche patatina
E ovviamente non poteva che mancare la birra. La birra, ma ovviamente c'è anche l'acqua. Non resterò ovviamente con voi finché mangio, perché non è un ASMR che ho già fatto e vi linko qui. Però voglio fare un brindisi a voi. Questa birretta fresca top, anche perché qui sono molto leggere. E poi fino a che non torni in Italia non berrò più alcolici, anche mi regolo così, se bevo magari qualche giorno l'alcol poi non lo bevo gli altri giorni. E quindi io, oh scusate, come al solito la mano, io, la mia vestaglia e la mia cena. Vi auguriamo buon proseguimento, magari ci vediamo dopo, non lo so. Allora, sono le 20.05, come vedete sono tutta rossa perché mi sono struccata. E cosa uso io per struccarmi? Io uso questa, che è l'acqua micellare di Garnier. E oggi tra l'altro ho usato una mascara di MAC, però sono riuscita a struccarmi senza troppi problemi. Poi uso questi dischetti Sien, non lo so, che sono di Lidl, che adoro. Costano pochissimo, sono 140, durano parecchio e struccano anche molto bene. Al di là del fatto che qui sono tutta a bordo, però fa niente. E poi voglio usare per la prima volta questo prodotto, che è Clinique Take the Day Off. Che fondamentalmente è un burro, e stavo vedendo adesso un video di Clio vecchissimo di 4 anni fa, Clio Makeup, penso la conosciate tutti, che faceva vedere come utilizzarlo. Questo è un regalo molto bello che mi ha fatto una mia cara amica, grazie Elisa, e non l'ho ancora usato perché appunto avevo tante cose da ultimare, prodotti, bla bla bla, e quindi ho deciso di provare a utilizzarlo, perché la mia pelle, come ben appunto vedete, è molto delicata. E non trovo mai prodotti che non mi creino problemi. Quindi volevo provare a struccarmi con questo prodotto. Poi voglio usare un po' di cose che ho già successivamente, tipo tonico, siero, bla bla bla, ma perché li voglio finire e per poi prendere dei prodotti diversi. E ieri ho fatto una maschera perché la pelle era terribile. È la maschera della linea Rose, no, Face Mask di Rose. E allora, intanto ho usato un pennello di Sephora che non fanno più, bellissimo, tipo silicone, che ha steso la maschera sulla pelle, quindi molto effetto, qualcuno che me lo mette, invece ero io, le mie illusioni. E però ecco, sì, la pelle è molto morbida, perché se io sfioro è veramente morbida, però i miracoli in un giorno non si fanno. Ora, io non ho una pelle molto problematica, soprattutto considerata la mia età. Infatti tutti mi datano più giovane proprio perché la mia pelle è una pelle che non ha grosse problematiche, io odio il sole, quindi sicuramente non ho invecchiamenti da sole e neanche da fumo, poiché non fumo, non ho mai fumato, e tra l'altro essendo un po' diventata cicciona, essendo un po' ingrassata ovviamente si è tesa la pelle, quindi anche quelle poche rughette che magari c'erano si sono tese. Poi ovvio che se rido, si vede che ho proprio 20 anni, però me la viaggio per la mia età, insomma. E quindi ecco, io ci tengo, mi piace avere prodotti sulla pelle che comunque siano validi. Intanto che funzionino bene, che puliscano, bla bla bla. E poi in realtà io sono molto per le linee con degli ingredienti, quindi un inci un po' più green, ma perché che di solito su chi ha una pelle delicata magari creano un po' meno problemi, che non siano troppo aggressivi e così, quindi mi piace. Ecco, poi ovviamente in questo caso non so che inci sia bello brutto, però è un regalo, comunque è un prodotto che costa anche molto, quindi sicuramente lo userò volentieri, anche perché io odio struccarmi. Infatti penso che il fatto che io abbia queste ciglia rovinate nell'occhio sia proprio perché ho struccato male, si sono spezzate. Ma è possibile? Comunque non lo so. Vorrei anche cercare delle vitamine per i capelli, magari diverse da Bioscalin,
che ho finito la mia dose trimestrale. Però sinceramente non lo so, tanti anni fa feci la cura con Airburst, quando ancora non tutte le youtuber del mondo e non tutte le influencer l'avevano, e erano proprio le capsule, neanche le caramelle gommose, però ecco mi scoccia poi l'attesa, aspettare, poi magari non so, la dogana forse, non lo so. C'è sempre una lista di cose che io vorrei, tra l'altro volevo anche finalmente fare lo scrub di Rituals, che vedete nel video che vi lascio qui, che è un haul. L'ho comprato a Lipsia, ma non ho ancora avuto modo di farlo, perché comunque quando sono a casa e magari c'è anche il mio inquilino, mi scoccia tenere occupato il bagno, bla bla bla, e quindi so, rimando sempre, poi mi dimentico. E quindi questa sera volevo fare un po' spa, volevo fare serata spa. E quindi ho fatto, non so, questa maschera sui capelli, adesso li andrò anche a lavare perché farò la doccia. Poi voglio pulire bene il viso, anzi, prima pulisco il viso, poi faccio la doccia, poi creme, cremine, cremette, bla bla bla, e vedremo. Volevo anche fare un'altra maschera per il viso, che ho delle maschere di Sephora, quelle in tessuto, che sono vecchie, però non penso che vadano male se sono nella confezione, non c'è una data di scadenza. E poi mi sono già preparata qui. Dopo la maschera, prima di andare a letto, se avrò tempo, userò il mio, ovviamente, il mio tonico Laneige. E poi ho il siero, quello che avevo preso di Goovy, che mi sembra che non si sia rotto, che era del famoso pacco di cui farò il video. Vi racconto qui la storia del pacco, per chi se la fosse persa. Vi linko i vari video, perché se ve la racconto di nuovo è, a parte noioso, poi insomma... Chi l'ha già vista magari non ha voglia di sentir parlare sempre le stesse cose. E niente, io quasi quasi vado. Tra l'altro mi fa malissimo quest'occhio. Chissà che cacchio ho fatto. Vabbè, e, quasi quasi vado in bagno, così comincio a prepararmi. Dato che ridendo e scherzando, insomma è già passato un po' da quando ho finito di mangiare. Scrivetemi magari se vi va nell'info box voi cosa fate, se siete da sole, se anche voi vi dedicate a una serata spa o coccole, o se siete fortunate potete andare a farvi fare le coccole dagli altri. Io purtroppo no, devo lavorare per forza nella vita, ovviamente, come tipo quasi tutti. Poi vabbè, non sono neanche la persona che starei a casa e mi suiciderei, penso, a non dover lavorare, passare tutto il giorno così. E poi purtroppo non guadagno a sufficienza per permettermi i lussi, no? Trattamenti estetici, parrucchiere, si vede. E quindi mi tocca accontentarmi un po' di queste cose, che però secondo me danno anche poi un effetto positivo, no? Se voi vi prendete cura, vi coccolate, anche solo fate una maschera ai capelli, al viso, già. Uno si sente quasi meglio. Non vedo l'ora di fare mani e piedi, perché odio fare pedicure, manicure. E però ecco, vorrei mettere anche magari dei sandali ogni tanto. Perciò, niente. Sono un po' ubriaca perché ho bevuto tutta la birra da 33 centilitri, ovviamente, non da 0,50. E mi gira un sacco la testa perché non sono abituata. Cioè, nonostante io abbia mangiato un sacco, cioè un sacco, ma ho mangiato, ecco, non tantissimo, perché questa di norma è tipo una porzione dei bambini, però ho mangiato, ma mi gira, sento tutto così, oh. Come minimo svengo nella doccia, mi troveranno domani sera. Speriamo di no. Ok, cari amici, scusate la vista asciugamani, ovviamente, ma siete qui tipo in bilico. Allora, questo è prodotto aperto, non l'ho mai usato. Ok. Clio nel suo video diceva: prendere nocina di burro, presa, vedo poco, di trucco pochissimo, quindi scaldare mani, olio, passare sul viso. Io poi non ho neanche messo tipo fondotinta, robe così, se non proprio tipo qua sotto.
Il viso era asciutto perché Clio ben appunto consigliava di non fare nulla di bagnato. Poi mani umide, massaggiare per fare diventare praticamente questo oletto di una consistenza diversa. Scusate il rumore dell'acqua, ma ok, voilà, ok. Mi sono struccata e ora passerei alla doccia. Allora, cosa mi porto nella doccia? Nella doccia ho un come si chiama? Detersivo, viene da dire. Un bagnoschiuma della Dove, classicissimo, che ho preso in Germania, così come shampoo e balsamo della Garnier, quello al latte di riso. E poi userò lo scrub per i capelli di Marmaid & Me. E poi userò anche tipo il, non lo so, il massaggiatore, come si chiama, di pomelo, perché voglio un po' creare questa azione combinata. Anzi, adesso prendo anche lo scrub di Rituals. Voilà, scusate, vi prendo con me. Nel frattempo ho messo l'igienizzante nel between. Mi sento super operativa. Niente, intanto qui, vedete, questo è la linea al latte di riso tedesco, vi piace? Poi questo è il famoso Dove. E poi invece questo è, pesa 1000 kg, è il Clear Your Mind and Body Scrub Ritual of Karma. E questo è il profumo che è topissimo, cioè proprio è rilassantissimo. Quindi adesso lo metto nella vasca, nella doccia. Ma che vasca, E... ma c'è anche scritto in italiano? Cosa devo fare? No, non c'è scritto, perché è uno scrub, però ce la possiamo fare. Invece qua vi faccio vedere quello che ho detto prima. Questo verde, ce la posso fare, ok? Questo verde è il famoso scrub per il cuoio capelluto, che adesso però ha cambiato pack, mentre quello blu è il massaggiatore, mentre quella cosa gialla è della signora, non è nostro. Però è tipo qualcosa, tipo una spugna, boh. Niente, ora vado in doccia e ci rivediamo tra un attimo. Ok, so, così. Ho fatto la mia doccina, mi sono lavata, ho fatto il mio scrubbettino e poi credo che metterò l'olietto sulla pelle, uguale a quello che, insomma, allo scrub. Tra l'altro sto continuando a gocciolare dalle gambe, quindi mi vado ad asciugare, recupero tutti i vestiti e mi vado ad asciugare e poi ci vediamo. Ok, rieccomi qui nella mia serata spa. Ho già messo il tonico che vi ho fatto vedere prima di Laneige, poi ho messo il siero di Goovy che avevo preso tanto tempo fa, se trovo il video ve lo linko qua, e poi ovviamente sul corpo, come anticipato, ho messo questo che è un olio di Rituals, come sempre, The Ritual of Karma, e questa è la confezione che in realtà è tipo verde. Invece sembra, boh, bluette. Invece vira più al verde. Comunque, dopo aver fatto tutte le mie cosine, ho messo una maglietta per dormire. Mi sento tutta la pelle che tira. Ho dimenticato di fare la maschera, vabbè, pazienza. E adesso aspetto un po' che finisca di, come dire, di penetrare il siero, poi metto la mia crema. Sono cosciente del fatto che bisognerebbe avere prodotti di un unico marchio per fare una routine, però poi insomma non è detto che ognuno si possa fare la propria routine. Intanto vedete il mio comodino che straripa di roba come tutta questa stanza. E niente, per ora credo che io non abbia nient'altro da raccontarvi, anche perché poi qui metterò tipo lo spray Marmaid & Me. Ok, tipo ve li faccio vedere.
metterò il termoprotettore e poi quest'altro che è il Warm Breeze Quick Blow Dry Spray. Praticamente uno è un termoprotettore ed è abbastanza evidente il suo utilizzo, mentre questo serve per accelerare i tempi di asciugatura. Ora non ho ancora fatto la prova per vedere se è vero o meno, però ci credo, sono romantica, ci voglio credere. Io tra un po' credo che questo siero sia del tutto assorbito, quindi posso mettere la crema e poi in ultimo metterò il contorno occhi, che è sempre di Laneige e che è quello che va in frigo. Vaddio, ce l'ho in frigo. Tutto molto normale. Ovviamente, cioè probabilmente se io l'avessi messo tutti i giorni sarebbe già finito quest'ora da quando l'ho comprato. Però non è stato così, non lo metto tutti i giorni, ogni tanto mi dimentico, insomma. Vabbè, quando mi ricordo lo metto, infatti si vede contorno occhi terribile. Comunque, niente. Io credo che adesso vi saluto, poi magari ci rivediamo quando avrò asciugato i capelli, magari invece ci vediamo domani, però nel frattempo taglio perché sennò viene 80 ore di video.